leggere un libro o un saggio in digitale? Stupendo, io adoro il digitale, io sono assolutamente per il digitale. E poi io credo che al di là delle mie personali preferenze sia proprio il nostro futuro. È così agile, è così maneggevole. E poi pensiamo a quanto favorisce l'ambiente. C'è una unità nel racconto sulla carta che nel digitale si perde. Tacere poi tutto il resto. Naturalmente c'è il vantaggio che se per diffondere la cultura il digitale è l'unico mezzo, va benissimo il digitale. Qual è la sua esperienza di leggere in digitale? Io leggo in digitale tantissimo, perché leggo e scrivo, perché io lavoro al computer, leggo, sto su Facebook, sto su Twitter, ci trasmettiamo documenti con gli amici. Lei conosce la letteratura in digitale, la usa? Certo, certo, no, la pubblico anche, non solo lo uso, perché nel sito, diciamo, dell'associazione che io ho fondato, che è un'associazione culturale e politica che si chiama Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, noi pubblichiamo dei libri in digitale. Naturalmente sono libri di studio, libri di ricerca, ma molto utili, insomma, di economisti, di politici, eccetera. E penso che è uno strumento enorme.